Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Alleluia! Gesù si autoinvita in casa di Zaccheo, il pubblicano, esattore delle tasse e ricco. Da questo incontro Zaccheo ha un'esperienza decisiva che gli cambia la vita. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Nel caso di Zaccheo abbiamo la dimostrazione pratica che davvero è Gesù che va a cercare o viene a cercare chi è lontano da Dio, chi si è perduto nell'ateismo, nel vizio, nella disperazione. Gesù conosce in quanto Dio ogni uomo e tutto ciò che è dentro l'uomo, i pensieri, i desideri, i propositi di santità, di pentimento o anche i progetti di violenza, di ingiustizia, di iniquità, di odio. Ognuno di noi è un mondo immenso e questo mondo immenso è aperto allo sguardo di Dio. Gesù è venuto a cercare Zaccheo, non pensava mai di essere cercato, chiamato da Gesù, o che addirittura Gesù potesse autoinvitarsi a casa sua. Questo proprio non gli passava per la mente. Era ricco e si godeva la sua ricchezza, però qualcosa dentro non andava nel verso che lui avrebbe voluto. Non aveva la pace dentro, non era sereno, tranquillo, nonostante tutta la ricchezza. E intanto continuava a fare il mestiere che lo portava a rubare. Gesù cerca il peccatore. E Zaccheo, perché era piccolo, non poteva riuscire a vedere da in mezzo alla folla Gesù che passava, si è arrampicato sull'albero. Lì Gesù lo ha visto, lì lo ha chiamato. E lui, dice il Vangelo di San Luca, pieno di gioia, scende e accompagna Gesù nella propria casa, pieno di gioia. Ma se amava la ricchezza,
come mai amava pure il profeta che rimprovera l'ingiusta ricchezza? Perché la sua coscienza era sveglia, non aveva perso la coscienza, forse l'onestà, ma non la coscienza. Allora, ecco, Gesù lo chiama e a casa di Zaccheo avviene la conversione di quest'uomo. Dice: se ho rubato, rendo il quadruplo, e la metà dei miei beni lo voglio dare ai poveri. Vedete, non è Gesù che gli dice: Zaccheo, tu hai rubato, adesso dai ai poveri la metà delle tue ricchezze. È lui che una volta chiamato dallo Spirito Santo, perché Gesù esprime la chiamata con la voce, ma lo Spirito Santo che lavora dentro consiglia e direi spinge con una forza divina la coscienza verso la pace, verso la giustizia, verso la luce della fede. Insomma, la conversione di Zaccheo è sincera ed è opera di Dio. Abbiamo letto nel primo brano, quello della Sapienza, che Dio ama tutte le cose. È Lui che le crea, le ha create, e Lui ama ciò che ha creato. Agli occhi Suoi niente è ripugnante, niente è brutto. Com'è importante questo, perché noi spendiamo metà del tempo dei nostri ragionamenti e forse della nostra vita a dire: questo è brutto e questo è bello, questo è giusto e questo no. Facciamo i cronisti, ma senza entrare nella realtà delle cose, senza cambiare niente. Siamo come i giornalisti, scrivono quello che succede, però loro a quello che succede non possono fare niente, non possono cambiare nulla. Descrivono un delitto, quel delitto tale rimane. Calunniano, e quella calunnia camminerà per un bel pezzo. Quando ero vicino a Padre Pio, poi a volte avevo un attimo di tempo per leggere i giornali e vedevo che cosa scrivevano. A volte finalmente c'era qualcuno che veniva in sincerità di cuore, e ne ho conosciuto più di uno. È stata una polacca, la Winowska, che ha scritto un bel libro, Il vero volto di Padre Pio, proprio per sfatare le affermazioni ingiuste, calunniose, false che dicevano altri giornalisti contro Padre Pio. E il suo libro è arrivato alla 50ª edizione. Io ne ho distribuiti perlomeno 30-40 mila. E anche un altro che all'inizio, tutto curioso, guardingo, sospettoso, per paura di essere ingannato dalle apparenze, scrive: il frate del Gargano, dopo qualche mese, comincia a parlare di Padre Pio. Dopo qualche anno non dice più Padre Pio, dice il padre. Ha fatto il suo cammino, finalmente ha scoperto la verità. Ma ecco, lo spettacolo rimane nel mondo. Se voi vi fermate a guardare quello che vi propongono negli spettacoli, nelle trasmissioni dell'indivisibile amico di tutte le famiglie, il televisore, quando fu, dicevo una volta a Padre Pio: padre, adesso è uscita la televisione, trasmettono tutto e si vede. Una volta c'era la radio che si sentiva soltanto, adesso si vede. E lui scherzando così un po' ammiccando di testi, è entrato il diavolo nelle case. E non l'ha detto mica per così, per pessimismo, che conosceva bene. Quando rimproverava le donne perché portavano la veste corta, ma loro non lo era. Però poco dopo è diventato, Padre Pio è anche profeta, oltre che essere fedele interprete
del Vangelo come sacerdote, e poi quella sua attenzione a tutto, ma specialmente alla sofferenza, al dolore, alla malattia degli altri. Davvero il cuore suo era in ogni persona che soffriva. Quando io gli raccomandavo situazioni familiari, malati, giovani sbandati, poi guardavo i suoi occhi, erano già pieni di lacrime. Faceva sua la croce e il dolore di ognuno. Come mai? Perché dentro di lui lo Spirito Santo guidava, operava, amava, soffriva, implorava. Da lì la preghiera costante, la casa sollievo della sofferenza, è il segno del suo cuore, del suo amore. I gruppi di preghiera, il segno della sua fede, perché la fede porta a pregare. E la preghiera aumenta la fede, e la Chiesa ha bisogno di fede, e perciò ha bisogno di pregare. Allora l'invito di Padre Pio a pregare, pregare insieme, come il male, l'errore, le cattive filosofie tendono ad aggregare gli uomini, a fare società, gruppi, allora così anche la fede deve portare a riunire e a costituire una forza proprio in quello stare insieme, in quel pregare insieme, nello sperare insieme. Quando è che voi vi sentite più in obbligo di andare a trovare una persona? Quando sta male. E la Chiesa sta male, l'umanità sta male, e la Chiesa deve correre a medicare le ferite. Come sono belle le preghiere liturgiche, come è consolante tutto ciò che noi stiamo dicendo al Signore da quando abbiamo iniziato prima il Rosario, poi la Messa. Sentiamo che Dio è in ascolto e gli parliamo. E Dio sa che noi ascoltiamo la sua parola, perciò poi possiamo imparare la sua verità. Quando ci viene proposto ciò che San Paolo ha fatto, ricordiamo che Paolo dice: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Allora è una gara alla verità, è una gara alla carità. Preghiamo veramente il Signore perché ci insegni ad apprezzare tutto ciò che è venuto dalla sua volontà, il creato, San Francesco. Perché canta il verme, la foglia, il fiore, la stella, la luna, il sole? Perché sono creature di Dio, segni dell'amore di Dio. E lui ormai innamorato di Dio canta, diventa poeta, oltre che santo. Ed ecco allora un insegnamento magnifico. E San Paolo che dice: abbiate la certezza che il Signore vi ama e ognuno di voi agli occhi suoi vale più del mondo intero, vale più una persona che l'universo. Dio non avrebbe creato l'universo senza l'uomo, magari l'uomo senza l'universo, però è necessario, se è di materia, che vive in un mondo anche fatto di materia. Però dentro di lui ha messo lo spirito immortale, ed è per questo che San Paolo si appella sempre a questo Spirito Santo, che è la voce di Dio dentro la nostra anima, e allora invita a salire, a guardare, a confidare e a conversare con Dio, come quando Dio ha messo proprio sulla terra il primo uomo e scendeva, dice la Bibbia, nel pomeriggio a conversare con lui. Chissà quante cose belle Dio ispirava, parlava, raccontava ad Adamo. Quello non ha capito bene. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a capire bene e a fare bene. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente.